Bentornati su Spettacolo Mania da Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmi, come state? Comunque il nome mio è sempre per primo, perché sono donna, dici, no? Certo, ma poi Aurora Giovinazzo, Lorenzo Richelmi, vinci te perché sei alta nell'alfabeto. In ordine alfabetico andiamo. Giusto? Ah, ok, perfetto. Tutto a posto. Ho saltato la domanda, scusami. No, era un semplice come stai. Ok, sto bene. Allora, siamo qui per parlare dell'Uomo sulla strada, presentato qui ad Alice nella città, festa del cinema di Roma. Allora, siamo con i protagonisti, ovvero Irene e Michele. Allora, c'è un'ossessione in qualche modo che tiene un po' il filo, no, di tutto questo film, che è quella di Irene per, diciamo così, l'assassino forse è un po' troppo duro, però insomma, per il responsabile di colui che ha ucciso il padre. Raccontaci quello che ci puoi raccontare. Ma in realtà posso raccontare quasi tutto, posso iniziare nel descrivere il personaggio di Irene, personaggio che ho interpretato, una ragazza di 18 anni che si porta dietro da 10 anni un senso di colpa molto pesante, ha avuto un'adolescenza complicata e problemi familiari, problemi proprio nei rapporti, non è mai stata in grado e forse non ha mai voluto circondarsi la sua vita da persone per condividere un dolore o anche un momento bello. Quindi è una ragazza introversa, chiusa, sola e un po' interrotta, se vogliamo, rabbiosa, e quindi abbandona gli studi e va a lavorare in una fabbrica, nella fabbrica di Michele. Lei è inconsapevole di praticamente qualsiasi cosa, mentre lui sa chi è che lavora come operaia nella sua fabbrica. E niente, poi la storia non mi va nemmeno chissà quanto raccontarla, una perché non sono mai in grado di raccontare le storie, sono pessima in questo, ma tra i due nasce un grandissimo amore, un amore impossibile, come diceva prima Lorenzo, e piano piano, mentre i due si frequentano, lei non fa che confidarsi sempre di più, e quindi piano piano la verità viene sempre a galla, perché chiaramente l'assassino di mio padre è questa persona qua, e succederà poi qualcosa di molto inaspettato. Lorenzo, ovviamente anche nel tuo personaggio c'è un grande senso di colpa, che però diciamo arriva un po' dopo, forse, quando incontra Irene. Bah sì, tra l'altro la premessa del film, cioè il fatto di un ragazzo ubriaco che investe un qualcuno tornando a casa, è una cosa che riguarda molto la nostra generazione, forse più della vostra, cioè non della vostra, più di quelle prima, no? Perché c'è molto lassismo, no? Anche in famiglia in questo momento, quindi non è una storia così assurda. Assurdo il fatto che il mio personaggio riesce a farla franca, anche perché forse fa parte di una famiglia agiata. Assurdo il fatto che la vita poi ti presenta il conto comunque, e il caso vuole che la figlia dell'uomo che hai ucciso in qualche modo viene a lavorare con te. Quindi poi appunto lui sa, Michele sa, è cresciuto una persona diversa, ma cosa ne vuole fare con questa ragazza? Perché sì, lei è attratta da lui in qualche modo vuole redimersi da quello che è successo, ma allo stesso tempo è una bomba che distrugge la sua vita, fatta anche di, no, una vita borghese, ordinata, ricca, che non è facile mollare. E quindi sono due personaggi molto diversi, come diceva Aurora, anche in qualche modo complementari, ma le circostanze in cui si conoscono sono quelle che non permettono al nascere, no, di una relazione normale o di un sentimento naturale. È tutto incastrato, no, tra quello che è successo prima e dunque quello che è successo prima poi farà in modo tale che questo amore effettivamente sarà in qualche modo un amore impossibile. Beh, sarà impossibile, però magari potrebbe anche rivelarsi in qualche modo salvifico, diciamo, no, tra virgolette. È in grado di fare tante cose. Vero. Irene disegna tanto. Sì. Perché disegna? Anche Aurora disegna. Perché disegna? Perché in qualche modo cerca di ricordare il volto dell'uomo che ha ucciso suo padre, che ha visto solo per pochi secondi, forse un attimo, ed è anche questo senso di colpa che si porta dietro, ovvero lei non riesce a ricordare quel volto, ed essendo l'unica testimone di quell'incidente in quel giorno, quando aveva 8 anni, si sente un po' anche responsabile, e quindi si porta dietro questo peso. In qualche modo ha imparato solo a fare questo genere di ritratti. Che
Quindi in qualche modo riversa anche, no, sulla carta, sul suo disegno, anche tutti i suoi sentimenti, sì, più oscuri, diciamo. Sì, penso sia anche un modo per scaricarsi e chiaramente soprattutto un modo per cercare di ricordare questo volto, un po' come se fosse uno psicologo, insomma, disegno ciò che ho in testa, così lo vedo, non lo penso e basta, ma lo vedo, e se ho ragione, combacio al tutto, potrei scoprire la verità. Michele invece ha un altro problemino, oltre al senso di colpa e oltre alla situazione, no? Perché lui una donna, una ragazza già ce l'ha. Una moglie. È una moglie, è sposato, è assolutamente, appunto, che fa parte di tutta questa costellazione che compone questa vita borghese, alto borghese, apparentemente perfetta, no? La vita alla Mulino Bianco, la vita un po' da Instagram grandi. Quanta ciccia c'è dietro a tutta questa facciata? Quanta verità, appunto, la ricerca della verità è abbastanza il tema del film, e chiaramente l'amore, di cui tratta anche il film, si porta per forza dietro anche la verità, e quindi è impossibile amare veramente se non hai il coraggio di affrontare la verità. Anche questo molto attuale, aggiungerei anche la ricerca della felicità, ma con questo ci salutiamo, grazie ragazzi. Grazie a te. Un saluto a Spettacolo Mania, salutiamo Spettacolo Mania. Ciao Spettacolo Mania. Ciao.